お願いします。何か話ありますか。Benvenuti, no, siamo per la seconda volta. Come vedete, ancora Saito Sensei con noi, è un grandissimo, grandissimo piacere. Ancora di più della prima volta, perché questo dimostra che Saito Sensei si è trovato bene con noi. E la cosa mi riempie personalmente immensamente di gioia, spero anche a voi. Vi auguro un buonissimo lavoro, perché ciò che si fa con Saito Sensei è sempre stupendo. Quindi vi lascio con Stanley. No, adesso non mi dico molto, mi piacerebbe soltanto fare la tradizione del maestro e dopo possiamo parlare delle altre cose. Est-ce qu'on a besoin de faire les traductions en français? No, viene acá. Gracias. Mata con este. Mira, Dani, o me indica que no lo va. Paolo, Corradini, poi di un modo de eso. Dobbiamo ringraziar a Paolo Corradini di aver fatto questo stagio. Sole va? あまりにも私の歯が弱っていたので非常に心配しておりました。ドトルコラニーシプロトパワーモトペレラコンディションデミエデンティコラニー先生の高度な技術によって僕は完全になりました。ドトルはラテクノロジーアバンサータドトルコラニーシプロトデンティプロフェクトメントデンティ。そしてまたこうして講習会が実現したのも全てパーロー先生のおかげです。il fatto di che anche questo stage potrebbe essere realizzato è anche dovuto a Paolo Corradini。私は皆さんとご一緒にパーロー・コラニさんに感謝申し上げたいと思います。vorrei con tutti voi ringraziare a Paolo Corradini。だから私も一生懸命王先生の技を皆さんとゆっくり研究したいと思います。これでチェッカーレディスタディアレイセミナーボイライキドでフォーナトリでライキドムリヘンゴイスパ先生。足の痛い人ちょっと長くてリファマーレレガンベポテテルミラサービル。Aikido は王先生から始まりました。王先生はスタートのクリエイトルでアイキド。まだ60年くらいですか。ピューメンの60年にファで、アイキドニュースで分かる通り、僕はいつも王先生の写真の通り稽古しています。Voi potete aver visto nell'Aiki News che Saito Sensei sempre cerca di insegnare l'Aikido secondo la maniera di fare di O Sensei che si vede nelle fotografie pubblicate. Aikido benkyou suru hito wa yahari mazu O Sensei style genken ni mazu kaette. È importante cercare di ritornare ai radici dell'Aikido, cioè lo stile di Ueshiba Sensei, di Morgan Ueshiba Sensei. Soko kara, jibun no mono o mix shite, O Sensei no wada o sankou ni shite, jibun no mono o shitai desu. Dopo aver acquisto questa base, basato sulla tecnica di O Sensei, si può poco a poco cominciare a mischiare quello che è da voi e creare qualcosa di nuovo e bello. 基本は基本として正しく、基本は基本として正確に習っておかないと合理的な応用技、変化技は生まれてきません。È
molto importante, anzi essenziale, creare questa base, sui movimenti di base, per poter fare le applicazioni più complicate più tardi. I movimenti di base dell'Aikido sono molto ragionevoli. Le spiegazioni di O-sensei su questi movimenti erano molto in dettaglio. Se potete imparare tutti questi dettagli, dopo non ce ne ha bisogno. È senz'altro possibile di aggiungere dei elementi suoi. Nell'allenamento bisogna procedere secondo un livello, cioè un allenamento a passi. Questo è molto importante per voi maestri di Aikido. Saito Sensei vorrà cercare di presentarvi una maniera corretta di insegnare alla gente e anche l'ordine corretta dei movimenti, di imparare i movimenti dell'Aikido. Saito Sensei vorrebbe studiare con voi l'Aikido insegnato da O Sensei, cioè secondo il stile di Iwama. Sempre faccio così, quello che insegno qui è esattamente quello che insegno a Iwama in Giappone. Saito Sensei è venuto a studiare l'Aikido per imparare l'Aikido, non per insegnare. Voi dovete fare gli esercizi per estendere il corpo prima della lezione, perché lui, come non ha molto tempo, non ha tempo di fare quei movimenti. Dunque, voi dovete farlo prima. Per me sembra un po' perdere il tempo fare questi movimenti di preparazione durante la ora della pratica. Sono tai sono jigan dake aikido no hanashi, aikido no keiko yatta hou no ga yuichi desu. È meglio invece studiare i movimenti dell'aikido. Shikoku no wai ni mo. Kore urawaka no chihon narimasu. Questo movimento è il base dei movimenti ura. Kei wa itsumo unaka no wai. Sempre mantengo la mano davanti al centro. E faccio un movimento completo di 180 gradi. Con una sola mano c'è la tendenza di diventare in questa posizione. La mano va di là e il centro è staccato. Questa posizione è debole. Ma se porto questa mano con l'altra mano davanti al centro diventa forte. Allora posso spostare in tutte le direzioni. Sinistro, dentro. どうぞ。 con questa posizione dei piedi, con questa posizione dei piedi si arriva alla posizione giusta per fare questo movimento di cambiamento. Toito. Stando troppo lontano si stacca.
dentro troppo non posso muovermi. Urawaza no chihon desu. Questo movimento è il movimento di base di Urawaza, il movimento di Ura. Dakara chikara ga iranai. Comunque non c'è bisogno della forza. Chikara ga iranai. Uriga. Sakudo desu. L'angolo è molto importante. Budo no keigo dakara chi o irimasu. Questo è l'allenamento di Budo, che vuol dire arte marziale, l'allenamento del Ki, il movimento. Osen, cosa c'è noi? Vogliamo farlo secondo la fotografia di Osen-sen. Fondo A, Shinonagare. Questa volta vorremmo praticare il Shinonagare, cioè il movimento, fatto in movimento, quando l'avversario viene. Aikino, Shimojiwo. C'è l'idea di prendere, ossia di controllare il pensiero del partner. Questo rappresenta il pensiero del partner. Sono kimochi awase. Vogliamo armonizzarci con col movimento del partner. Questo movimento è un allenamento essenziale per poter fare i movimenti più avanzati. Todo ni aishimasu. Devo armonizzarmi con il suo movimento. Avaseru per hanareru to tsuite konai. Se c'è la separazione qui, lui non viene. Hai dodo. Per favore. Non dovete farvi troppo per la posizione dei piedi in questo movimento. Hai dodo. Per favore, ancora uno. Sa, conga, kokyūbo. Adesso vogliamo studiare un po' il kokyūbo. Quello che non hai sentito messi ma c'è, ne? Spiegato. Scarica. La maniera corretta di prendere. Questo è il movimento di base di prendere la mano dell'avversario. Cosa? Cosa? No, non è così, ma piuttosto. Quindi con così. Viene a occupare questa posizione naturalmente. Anche una scanica. Lui non può attaccarmi, l'angolo è buono, è una maniera sicura. Cosa lo do? Allora. Se faccio così, sì. Allora, lui arriva a attaccarmi. La chihon a qua para ikimasu. Comunque la posizione di base è questa. Yakusoku de tsukamattemasu. Questo è un allenamento promessa, cioè noi sappiamo quello che stiamo facendo. Chihon di kubetsu ga takusan arimasu. Nei movimenti di base ci sono, è necessario fare delle distinzioni. Questo costituisce 99% dei movimenti. Mo'istotsu wa kore. Un'altra possibilità è questa. Mo'istotsu wa kore. Ancora un'altra è così. Mo'istotsu wa kore. E allora andiamo così. Mo'istotsu wa kore. L'ultima possibilità è questo, dove si prende la mano anche. ここ捕まれると動けない. Se mi prende così non posso muovermi. だから 初心者には無理. Comunque questa maniera di prendere non serve per i principianti. これを動くようにして. Dovete prendere più alto dove è possibile spostare la mano. だから やりやすい. Comunque è facile fare il movimento. だから覚えやすい. Comunque è facile imparare il movimento. Quello di Kihon vuoi? Questo è il movimento di base. ここ捕まれると? Quello va できない. Se mi prende così, non posso più fare
questo estensione, questo è cubico. Però fino a poco qua, cosa non è? La maniera in questo caso è di fare così. Cosa faccio? Cioè la tecnica è diversa. Ora ci vanno meno alla, non te la sento. Questa tecnica è molto difficile. Quello che devi va, dai te no. Cocchio qua, non dai là. Se potete fare questo movimento di base, allora siete capaci di fare quasi tutti questi movimenti. Come andiamo a fare? Vogliamo armonizzarsi qui, in questo punto. Sai che lo tengo in assomiglia molto al tango che abbiamo fatto un po' prima. Cocca il compasso massimo. E la maniera di girare di un compasso? Cadono male, non cadono come vuoi. È difficile entrare da questo angolo, lui sembra pesante. Continua io che do. Si può fare così, ma il problema è che possibilmente ci sono delle altre avversarie. Stagara? Quello cambio è. Comunque per quella ragione questo angolo. Itsumo aikido wa aikido wa itsumo shitoi de ozei o kanaete. Nell'aikido bisogna sempre pensare che ci sono parecchi avversari. Quello wa omoi. Lui pensa molto in questo, quello in questo mo. Senso. Così. Posso fare così, ma il problema è che qualcuno mi viene a colpire da dietro. Questo è l'angolo. Questo è l'angolo. Questo è l'angolo. Cadere. Grazie. Mazzo con il Mawai. Quello è vicino. Adesso voglio prendere la distanza giusta, cioè il Mawai. Allora, Hanmi. Quindi mette un hammi. Questo è come ma questo motivo. Lui può prendersi così. Quello fa tutto. Come lui è pesante da questo angolo. Magari, quello in questo tiro. Quello va a fare. Lui sembra leggero così. Il tiro. Ehi! Ecco il tiro. Ehi! Che sarà? ここに合わせて、コンパスを合わせるように、この角度は軽い。手だけではダメ。Non posso farlo soltanto con una mano. Bisogna usare anche le anche. ちもちも。ちもちも。上げます。そして、こうする。Posto finito. Guardo, continuo a guardare in questa direzione. Marco Shizukani, Marco Shizukani. E faccio un movimento circolare. Marco. Così. Basta così, per la caduta. No, adesso. Ah, mo, mo, la spalla, il volto, ma anche il pensiero, tutto il guardo nello stesso senso del padre. Quindi guardando di là. Cocchione che arriva poi con l'altro. Questo punto essenziale è lo stesso per tutti i pochi nage. Con la spugna da me. Non è giusto avere il piede staccato. Anche mi lo da me. Non devo guardare l'avversario. È diverso. Qual è? Per esempio così, la mano così. Eccoci. Ato. Qual è? Questa posizione. Continuo con la maiera. Questa volta questa è la maniera la più facile. Continuo con la maiera. Stando in questa posizione è più facile così. Quello è quello che ho. Questo è pericolo. Devo prendere fortemente. Questo è molto bello. C'è
c'è anche un altro molto interessante. Quello a Maria. Ma non si fa molto. No, Osensei ha messo così. Ma lo sensei di tanti anni fa insegnava queste tre. Hanagazu. Scam. Prendere forte. Così. O insegnando così. Rimano la con una manita. Questa volta mi sembra che va meglio avere le mani così. Veniamo in questa posizione. Per esempio invece questa posizione del mano più naturale secondo l'angolo. Poi ho vedete come è naturale prendere così. Ma stando in l'altra posizione questo è meglio. Quella mi fanno voglio di collate i piedi. Sì, invece. Lui è ferito qui. Ah, santo, poco i tacchi. Per esempio, il santo, non si può fare il movimento normale. Un di moglie. Si può fare più alto per santo. Continuare a praticare. Quella, il pane santo. Dentro? Cosa prendi questo? Cosa è difficile farlo così. Però, una caca. Dentro, dentro. Allora, oggi, giro di dito. Questi due. Posso fare tutti e due, facilmente. No, no, ma io ora... Okay, questo è il movimento di base, dall'alto, prendendo leggermente. Cosa c'è la caca? Basta la possibilità di prendere di sotto. Ah, di o di sotto. O mettendo della forza. O spingendo così. O prendendo di nuovo. Prima di vita, prima di giù. Se potete fare un movimento di base, praticamente allora gli altri sono facili. Poi avanti. Mi unisco un solo movimento. Scappi di attuare. Se lo faccio da solo, non va bene. Scamare come sono anche noi. Su quello il pensiero di gioco non mi hanno preso. Molto te ne porti per donna. È lo stesso. Lo stesso. La linea di cavo su della linea, tutta la linea. Per esempio, per collegare al sinistro, avanzo con il ginocchio destro. E oggi riuscirei mai a Lanta? Nel giro di 47 anni fa, potrei collegare alla battaglia così. Però io non riuscirei mai. Questa è la vecchia cosa. Quello è una cosa. Ma questo è una cosa, non aveva cambiato. Fammi il nuovo tempo, va? Senza verso la fine della sua vita faceva così. Chi mangi? Si abbassa anche il pensiero. Allora. Questi errori sono i due più comuni. Vicino al parco guardando nello stesso senso. Lui non può scappare. Tutto va bene.
Questo è il punto principale per capire il Kokinage. Guardate bene per favore il gomito. Se la mia mano viene qui, allora la posizione del suo gomito cambia. Faccio così invece. Corretto. Bisogna distinguere qua questo e questo. È uguale al kokiho fatto seduti. Anche questo movimento è più avanzato è lo stesso principio. Vogliamo fare questa pratica insieme, così, senza la forza, scegliendo l'angolo. Se potete fare questo movimento di base, cioè il monotenore con kyuho, potete anche fare il ikkyo e l'ikkyo. Questo è il ikkyo, cioè il movimento numero uno. Urawaza. Adesso farò urawaza. Asi. Tra i movimenti di base, quello di Kino Nagare, i piedi si spostano diversamente. Il movimento di base è così. Basta così. Per il Kino Nagare, apro per fare il movimento. Se potete fare questa distinzione, allora non c'è nessun problema dopo. Questo è il movimento di base. Ma apro per fare il Kino Nagare, cioè l'immozione. Muovendomi. È molto facile. Dovete imparare questa distinzione. Voi che avete per esempio le cinture nere potete fare il Kino Nagare. Voi avvicinate la base, il movimento di base per favore. Questo è il Kino Nagare, la base. Per i debutanti, facciamo questo movimento più semplice. Urawaza. E adesso urawaza, sempre il movimento di base. Per esempio faccio così. Lui non viene. Se invece mi metto in questa posizione, lui viene. In questa posizione lui non viene. È necessario fare il kokyuho. Questo è anche corretto per il Kino Nagare, cioè potete capire la posizione del braccio dell'avversario. Se lui è così è fatto corretto, se lui invece è così non è corretto. Un altro problema è il fatto che il gomito è indietro. Questo deve venire qui davanti al centro.
uno ha bisogno della forza per filare. 自分が合わせればいい. Bisogna soltanto armonizzarci con l'avversario. こんじゃ来ない. Lui non viene così. 自分から合わせる. Io devo armonizzarmi, mettermi in armonia con l'avversario. これで無理がない. Allora non va bene. Sempre davanti al centro, questo è l'importante. Quello che tendente. Se fate così non c'è nessun problema. Anche questo non va bene. Quello che va, tutto qua, ne vedete da te. Dovrete fare così. Quello ok. E adesso va benissimo. Posso tutto. Se si fa così, lui non viene. Quello è il mondo. Facendo così non c'è nessun problema. Solo a cavalli di nicchioni. Pensando in questo, vogliamo incominciare a fare il nicchio adesso. Chi fa un nicchio? Facciamo primo il nicchio. Ok. Prendo così. Chiudo. E come taglio, e poi attacco la pressione. Poi, sai, ma. Allora faccio l'immobilizzazione. Ok, la mia, caduto automatico. Lui non può mettersi in piedi. Ok. Ti prendo la altra macchina, quella da io. Questo è manco. Faccio un movimento circolare. Con le anche. Vado poco te. Vado primo fin qui. Poi l'immobilizzazione. Quello va bene. Questo non va bene. Non la valigia. Lui può scappare. Non può spostarsi. Molto bene, anima. Faccio ancora una volta. Quello è un altro. Cinque qui, è lo stesso. Quello fino a tornare. Faccio di una maniera che lui non può scappare. Certo, fino a fanarsi. Se faccio così, lui scappa. Siamo nella stessa posizione qui. Mantenci così, non perdere l'equilibrio. Per favore. Quello che non capito di cimello. Si fa secondo l'angolo del braccio. Sono capito a catenare. Questo non fa male, da questo angolo non fa male. Quello è catenare. Non fa male. この角度は痛くない。このパパに見た。だから、この時にこう。ファンショプリンバーソ。角度が戻らない。戻らない。変えらない。あ、lui non può riassumire quella posizione davanti dove è forte。この角度が戻ると、こうなると。トーナーに出せばこうなると、こういう。Fa male. Quello io rimo, quello con noi. Questa posizione è più efficace. Quello io rimo, quello con noi. In comparazione con questa posizione, questa è più efficace. Quello che c'è, quello che c'è. Queste differenze piccole sono molto importanti. Quello che c'è. Quello io rimo, quello con noi. Così, questo va meglio. Quello io rimo.
Invece di così, questo va meglio. Così. Chiudo il gomito. Sono un po' in cone, io lo do. Guardate bene questi punti per favore. C'era una domanda molto interessante. Perché è necessario imparare il Kokyu-ho? Si è domandato a Tomi. È una buona domanda. Una domanda meravigliosa. Per esempio, se si togliere la forza dal sumo del Giappone non è più il sumo. Aikido から呼吸を取ったらもう Aikido にならない。In una maniera assomigliante, se si toglie il Kokyu dall'Aikido non è più l'Aikido. ダンスになってしまう。Finisce per essere un ballo. どの技にも呼吸力が入ってるから Aikido の強さが。In tutte le tecniche entra il Ki, comunque diventano movimenti di Aikido. ただ掴むのと掴むのは違う。Per esempio, prendere con la forza e col Kokyu sono diverse. 押さえるのとこれは違う。Per esempio, spingere e mettere il Ki anche una cosa diversa. 照明一挙でちょっと説明しましょう。ちょっと秒の前に。Vorrei spiegare questo. ちょっと照明の一挙。Potete anche venire qui se volete. Anche si può fare senza la forza, ma rimane sempre il coppio. Questo è senza coppio. Cerca di alzare il braccio. はい。今日は横面の結果ちょっとやります。横面の鍛錬。このステスを鍛錬。はい、ステス。呼吸。パーンで弱い。三回ですね。三回。Allora adesso faremo tre volte questo fare.この形を作る。ci mettiamo in questa posizione. Finendo l'esercizio così. Andà. Senti, ne? Adesso. Io attacco. Tre volte. Ogni lato.Questo è l'allenamento per gli occomenici. 3 volte ogni lato e poi si cambia. 3 volte. Dodo.
Vogliamo dare inizio a allenarci ricordando il tanken, cioè la spalla con il coltello. Sì. Che l'angolo non è giusto? Sì, uno è tagliato. Senza il potere anche in questi momenti non ha bisogno del coppio. Si riceve gli occhi dalle anche. Che devi dire spesso? Con le te non va bene. Hazuru. Con lo chikara di makeru. La mano slips. Sagis. Si fa l'angolo giusto, dalle anche. Subirano. Lui non può scivolare. Pensando nel coltello dobbiamo fare l'allenamento di Yoko Menichi. Solo. Se non usiamo l'altra mano, magari lui viene con il suo altro mano. Lui è costretto a proteggere il suo viso. Se non lo fa, lui è colpito. Comunque lui blocca. Non può fare niente. Le mani si spostano insieme. E anche la stessa cosa con il showmemo. Tutte le mani. Questa è la posizione giusta. Mai tu non ti vuoi fare niente. Se io passo verso davanti, quello che c'è il mare. So che ci sono dei problemi. Quello che c'è. Questo succede se io vengo davanti. Non posso. Lui non si sposta. Questo è il mare. Lui va. Va benissimo se faccio verso così. Forse. Forse tutto. Se cerco di fare così, sono aperto qui. Questo è pericoloso e lui si sente pesante. Mai stato di qua? Quando passo avanti, fare passare il suo mano così. E allora c'è per esempio il kotegashi o kuninai. Quando mai fare io? Se passo davanti, devo fare passare la mano. Ande. Per proteggere qui, non lasciare un'apertura. Ande. Questa è una maniera sicura di fare. Katadori mo onaji. Viene lo stesso con katadori. Kokkara haichi ya. Kore wa abunai. Questo è pericoloso per esempio. Così, vado al lato così. In questo caso, nel Kitamagare, c'è il movimento. E il movimento sì. Questo sarebbe pericoloso. E faccio così, c'è questa apertura. Vado qui all'altro. Mai in tutti i va. Basta. Basta.
bisogna farlo passare. Io come mo? Come ti piace? Sì. Fermo. Mai fermo qui, passo davanti, faccio passare davanti. Hai quello? Quello che hai? No, bisogna pensare che lui ha un'altra mano. Tutti quello che ho visto. Magari lui viene con tutte le due mani insieme. Per esempio. Se si fa così lui non ha la libertà di fare questo perché deve proteggere la sua testa. Ma quello che è. Comunque anche questo. Quello che ha l'animo di chi è. Lui non può fare niente con l'altra mano. Faccio così, lascio questa apertura. Perché con questo? Questo è il movimento di base. Tutte le due mani si spostano insieme. Cosa dovete fare il movimento di uno
de una manera de que no c'è una apertura. Quello è il kirtama. Dovete immaginare che questo è una spada. Come ti faccio? Lui non fa in tempo. Hai vedi. Per esempio, prendendo il collo così è molto facile proiettare l'avversario, è troppo facile. Handenni haiba. Handenna ilmi nato. Il binario perfetto non abbiamo bisogno della forza. Si può fare con una sola dita. Ma in questa posizione lui può scappare. Può amare. Può amare. A girare. Adesso lo prendo nel collo, non può scappare. Davide, ci carica io. Ma ho bisogno della forza in questo caso. Io lo so, scappare. Se lui vuole scappare, io sono costretto di utilizzare la forza. Io ho fatto che no. Come fate? È un buon metodo. Come fa a stare lì? Quando le cose non vanno bene si può usare la forza. Però per fare, facendo i liminari perfettamente non abbiamo bisogno della forza. Il movimento di base è così. Prendendo qui il... バブ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 バ
ce l'ho io. Io mi metto dietro di lui. Io credo. No, ma sei. Togliettiamo pian piano. Quello che ci va a fare più letto, botta la maglia. Bisogna mettere del chi nel braccio, se no, vieni qui. Grazie per me. È come una... Hello.
Thank you. Ho fatto così. Una maglia. Questa volta rimango davanti da lui, così. Questo sarà il pericolo. Va così. Cambia mi relación, mi tío. Guardate bene, lo faccio tante volte. Questo sarebbe incorretto, bisogna mettersi in parallelo, non così.
No se bisogna di finire con la fine di mobilizzazione. Va bene Pinto, perché non sappiamo più. Giulius, voi potete scendere la posizione della mano. Come faccio io a prima io? Il migliore è da questo angolo sarebbe così. Di là, invece, potrebbe fare così. Cioè, Giulius, mondo è meglio. Dipende dall'angolo, non c'è nessun problema. Con le mani. Anche qui. Con le mani. Così. O così. Dove è? Dovete praticare tutti e due. Aikido は O先生から始まりました。O先生è stato il creatore dell'Aikido. まだ60年くらいですか。più o meno 60 anni fa. で、Aikido でわかる通り、僕はいつも O先生の写真の通り稽古してます。Voi potete aver visto nell'Aikinews perché Saito Sensei sempre cerca di insegnare l'Aikido secondo la maniera di fare di O Sensei che si vede nelle fotografie pubblicate. Allora, Aikido renkyo suru hito wa yahari mazu O Sensei sta genken ni mazu kaette. È importante cercare di ritornare ai radici dell'Aikido, cioè lo stile di Ueshiba Sensei, di Morgan Ueshiba Sensei. Soko kara, jibun no mono o mikusu shite, O Sensei no wada o sankou ni shite, jibun no mono o shitai desu. Dopo aver acquisto questa base, basato sulla la tecnica di O Sensei, si può poco a poco cominciare a mischiare quello che è da voi e creare qualcosa di nuovo e bello. Benvenuti in Osimo per la seconda volta. Come vedete ancora Saito Sensei con noi, è un grandissimo, grandissimo piacere. Ancora di più della prima volta, perché questo dimostra che Saito Sensei si è trovato bene con noi e la cosa mi riempie personalmente immensamente di gioia, spero anche a voi. Vi auguro un buonissimo lavoro perché ciò che si fa con Saito Sensei è sempre stupendo. Quindi vi lascio con Stanley Treni che vi consigli e annunci.
No, adesso non mi dico molto, mi piace soltanto fare la tradizione del maestro e dopo possiamo parlare delle altre cose. La sente bene. Est-ce qu'on a besoin de faire les traductions en français? No, viene acá. Gracias. Mata con este, mira, Dani, o me indica que no lo ha. Paolo, Corradino, coi di un modo de eso. Dobbiamo ringraziare a Paolo Corradino di aver fatto questo stagio. Sole va? A mali no, Mataxino Hara, yo aquí, Tanode, y yo le simpáis que le mancha. Il dottor Corradini si preoccupava molto per la condizione dei miei denti. Corradini sensei no, conto la visita di oggi, voglio cantare la rivista. Dovuto alla tecnologia avanzata del dottore Corradini, si è trovato i denti perfettamente bene. Soste mata, coste, cosciucai na, disgin sanamo. Sbete Paolo sensei no okage desu. Il fatto di che anche questo stage potrebbe essere realizzato è anche dovuto a Paolo Corradini. Watashi wa minasan to goissho ni Paolo Corradini-san ni kansha moushiagetai to. Vorrei con tutti di voi ringraziare a Paolo Corradini. だから私も一生懸命王先生の技を皆さんとゆっくり研究したいと思います。Vorrei cercare di studiare insieme a voi l'aikido del ほら、変化技はあまりできません。È molto importante, anzi essenziale creare questo base sul movimento di base per poter fare le applicazioni più complicate più tardi. 非常にあの、アイキドの基本は合理的にできています。I movimenti di base dell'aikido sono molto ragionevoli. 王先生の説明は非常に細かかったです。 Le spiegazioni di O-sensei su questi movimenti erano molto in dettaglio. それを覚えてしまえば、何もその通りでなくてもいい。それを覚えてしまえば、何もその通りやらなくてもいいです。 Se potete imparare tutti questi dettagli, dopo non ce ne ha bisogno. È senz'altro possibile di aggiungere degli elementi suoi. Nell'allenamento bisogna procedere secondo un livello, cioè un allenamento a passi. 特に指導者はそうです。Questo è molto importante per voi maestri di Aikido. 指導者は段階的な教え方。それからもう一つは稽古の順序の基準。稽古。Comunque Saito Sensei vorrà cercare di presentarvi una maniera corretta di insegnare alla gente e anche l'ordine corretta dei movimenti, di imparare i movimenti dell'aikido. Kyou wa Ho-sensei no koshiki, iwairu Yama style de keiko yattekimasu. Saito Sensei vorrebbe studiare con voi l'aikido insegnato da Ho-sensei, cioè secondo il stile di Yama. Itsumo so desu kedo, mattaku Yama to onaji fōfō de yarimasu. Sempre faccio così, quello che insegno qui è esattamente quello che insegno a Iwama in Giappone. Watashi wa kaisō o shi ni kita no de arimasen. Aikido o keiko ni kita no. Saito Sensei è venuto a studiare l'aikido per imparare l'aikido, non per insegnare. Da keiko no mai ni minasan wa kakuzu kaisō shite keiko no jikan o matsu beki desu. Sumimasen, ho sbagliato. Voi dovete fare gli esercizi di per
estendere il corpo prima della lezione, perché lui come non ha molto tempo, non ha tempo di fare quei movimenti. Dunque, voi dovete farlo prima. Per me non, sembra un po' perdere il tempo fare questi movimenti di preparazione durante la ora della pratica. Sono Taiso no jikan dake Aikido no hanashi, Aikido no keiko yatta hou no ga yuiji desu. È meglio invece studiare i movimenti dell'Aikido. Shigoku no wai ni mo. Kore urawaka no chihon narimasu. Questo movimento è il base dei movimenti ura. Kei wa itsumo unaka no wai. Sempre mantengo la mano davanti al centro. Kanzen ni kata 80 do. Faccio un movimento completo di 180 gradi. Ah, hitotsu no te de wa kou narimasu. Con una sola mano c'è la tendenza di diventare